Un grave incidente sulla A21 tra Caorso e Castelvetro nella giornata di oggi, giovedì 25 agosto, ha visto coinvolti 5 mezzi, 2 mezzi pesanti e 3 auto. Intorno alle 13 al chilometro 179 nord è avvenuto lo scontro tra 2 mezzi pesanti, uno di questi una cisterna carica di bitume, che ha preso fuoco. Tragico il bilancio, secondo quanto finora emerso, 2 persone sono decedute in seguito all'impatto. L'autostrada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Stradale di Cremona in entrambe le direzioni. I pompieri sono riusciti finora a ridurre notevolmente il volume dell'incendio.